Ora siamo in diretta. Ciao a tutti, ragazzi. Ok, allora vediamo se metto qua. Li vediamo così, così. Perfetto. Perfetto. Adesso dovremmo esserci. Siamo pronti per la nostra routine del mercoledì sera. Ok. Adesso andiamo a chi magari è già arrivato a casa, per chi magari aspettava per allenarci assieme, avete bravissimi, avete fatto benissimo. Oggi io sono andato a correre, ok? E adesso ci alleniamo assieme, perfetto. Ok, così mettiamo sempre i polsini. Ho fatto anche il video, ricordo sempre di andare. Ciao, ciao ragazzi, grande, grande. Benissimo, bravi. Un saluto sempre anche agli amici di Instagram. Ok, vedo che ci stiamo. Ok, ciao Max! Grande Max! Grande Max! Che così adesso Max fa gli esercizi che domani andiamo a correre. Benissimo, benissimo. Ok. Allora anche Jesolo, la mezza di Jesolo è stata posticipata. Ok? E vabbè, era da vedere che a giugno non riuscivano a fare. L'hanno posticipata al 28 di agosto. Ecco. Allora così vi do la notizia prima che arrivino le varie mail, eccetera, eccetera. Purtroppo non siamo ancora fuori e vabbè. Allora cerchiamo di, insomma, avere un po' di pazienza e vedrete che ce la faremo. Continuiamo ad allenarci, continuiamo ad andare avanti. Ok, adesso accendo anche la luce perché c'è ancora un bel sole, però piano piano il sole andrà a calare e poi magari non mi vedete. Ok, benissimo, benissimo. Vedo che ci stiamo collegando, ok, benissimo. Bene, allora, anche oggi andiamo a fare la nostra routine di esercizi a corpo libero. Aspettate che metto questo così riuscite a vedermi. Ok, se lo metto qua riuscite a vedermi bene, bene, perfetto, perfetto. Allora, come dicevo, tenete, io qui vi faccio sempre vedere l'Enervit, l'R2, dunque noi andiamo con questo dopo l'allenamento a reintegrare con l'R2. Adesso invece ho messo dei sali isotonico prima dell'allenamento e anche durante. Dunque, ma una bottiglia d'acqua va benissimo lo stesso. Ok, l'importante è reintegrare durante la nostra routine. Allora, la nostra routine andremo a fare una routine completa di esercizi a corpo libero ad alta intensità. Finito la routine, praticamente faremo esercizi per abduttori, adduttori e i glutei e finiremo con un gran bel esercizio, fatto 3 round di esercizio per lo stretching. Ok, bene, siamo pronti, andiamo. Abbiamo questi nostri 7 secondi prima di cominciare il flutter. Bravissimi, bravissimi. Ok, allora cominciamo l'esercizio. Ok, bene, flutter, questi braccia potete tenerli lungo il corpo, potete tenerli qua, potete tenerli sopra per sentire come vanno a lavorare. Ok, benissimo, benissimo, benissimo. Eccoci qua. Cominciamo su con le spalle. Allora, più su andate con le spalle e più siete scarichi, ok, di schiena. Bravissimi, bravissimi. Flutter con le gambe dritte così. Bravi, 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 bravi. Ok, andiamo, andiamo, andiamo. Perfetto. Allora, vi consiglio sempre ogni esercizio, noi faremo 30 secondi di lavoro, 30 secondi di recupero. Nei 30 secondi di recupero vi consiglio di rimanere più dritti possibile, ok? Distesi bene a terra in modo da dare a tutto il nostro impianto flessorio di andare in scarico, ok? Di non fare tante curve così in modo da alzare la pressione sanguigna. Secondo round di flutter, questa volta li facciamo kicks, questo, ok? Andiamo a spingere in avanti, sempre su con le spalle, e mettiamo le mani sotto le ginocchia e spingiamo in avanti così, così, perfetto, bravissimi, bravissimi. Così andiamo a mettere in moto un po' tutto, andiamo a scaldare i motori. Benissimo, bravi, bravi, perfetto. Bene, 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 bene. Bene, 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 andiamo, andiamo, su, su. Ok, perfetto, perfetto. Allora, io
i prossimi tre round li faremo di barchetta. Allora, la barchetta, grande esercizio, ricordate, è questa. Noi andiamo a portare sulle gambe e le braccia, recuperiamo 30 secondi, faremo due round nella barchetta in Olu classica, questo è Ulisse, benissimo, che mi fa compagnia, andremo in classica e poi al terzo round andremo, ok, allora, su, portate su le gambe, portate su bene le spalle, palmi e le mani verso l'alto, grande esercizio, ok, così, sentite come lavorano gli addominali, tutto il retto addominale, bravissimi, così, così, su, su, ok, vedete, su, perfetto, andiamo, manteniamo questa, bravi, 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 perfetto, questo è il primo round, sulle spalle, sulle gambe, tenete praticamente le braccia all'altezza dei talloni e più andate a chiudere, più sentirete lavorare il core, cioè tutta la parte centrale, benissimo, benissimo. Io resto così in modo da farvi vedere che questo si recupera in maniera ottimale. Ok? Benissimo, benissimo, benissimo. Nel secondo round andiamo, oh, sempre così, vedete, io alziamo le gambe, alziamo le spalle, palmi rivolti verso l'alto, in questo modo, benissimo, così, così, rimaniamo così, perfetto, bravissimi, bravissimi, ok, respirate durante tutti i 30 secondi, non andate in apnea facendo l'esercizio, anzi, cercate di chiudere, ok, perfetto, benissimo. Adesso nel terzo round, quello che andremo a ricercare nel terzo round, partiremo uguali come adesso, in holo, cioè sulle gambe, sulle braccia. Dopo una decina di secondi spingeremo, proviamo a avere le ginocchia un po' più avanti, porteremo le spalle un po' più indietro e andremo su con le mani dritte così, in modo da avere una barchetta completa, lì andremo a sollecitare e ad arruolare molti più muscoli, ok? Allora, questa è la posizione in partenza che abbiamo visto fino adesso. Andiamo su, praticamente, quando siamo messi così. Adesso spingiamo un po', figurativamente, le ginocchia vanno un po' più avanti. Poi, vedete le braccia, mantengo sempre sulla schiena, ok? Però sentite come lavora molto di più questa parte adesso, così, ok? Vedete che lavora molto di più su con le spalle, braccia belle dritte. E avete sentito come va a lavorare, ok, adesso ci prepariamo per il plank. Allora, plank è sempre l'imperatore degli esercizi. Allora, partiremo in plank, cioè il classico plank. Nel secondo plank faremo un plank a braccia distese, ok? Nel terzo faremo l'uomo ragno o a Tom Cruise. Pronti? Andiamo. Questo è il plank. Nel plank si deve andare giù con le spalle, ok? Giù con le spalle, glutei contratti, spingiamo in avanti, le spalle sono giù e belli gobbi, così. Questo è il plank, ok? Classico, quello che vediamo, fare dappertutto e che ha questa particolarità. Bravissimi, bravissimi. Ok, ok. Perfetto. Allora, provo anche, ok, sempre provare l'elasticità delle spalle. Saluto anche gli amici su Instagram, ok? Benissimo, benissimo. Bravi ragazzi, bravi, bravi. Allora, nel secondo round saremo sempre nella posizione di plank, solo le braccia saranno distese, per dare anche a chi mi chiedeva se vuole fare un plank più avanzato. Il plank avanzato è questo, ok? Allora, con le braccia distese, sempre così, glutei in avanti, state belli gobbi, ok? Invece di andare giù, restate con le braccia distese. Ecco, questo è un altro tipo di plank. Benissimo, bravi, bravi. Ok, questo plank sollecita molto logicamente le braccia, perché
andando in questa posizione andrete sempre a portare le spalle in avanti e in avanti, ok? Dovete essere come una sfera. Adesso andremo a fare il plank alla Tom Cruise o l'uomo ragno. Dunque, gambe divaricate dietro, molto aperte, braccia aperte, si va giù a 90 gradi con il gomito e si resta in questa posizione, ok? Dunque, aperti dietro, andiamo giù e ci portiamo in questa posizione, ok? Facciamo 90 gradi, manteniamo questa posizione, ok? Questo, così, così. Cercate di mantenere la posizione sempre in plank, ok? Bravissimi, bravissimi. Allora, se non ce la fate, interrompete e ricominciate, ok? Perfetto, giù così, giù le ginocchia e andiamo. Bravissimi. Allora, abbiamo visto tre plank diversi. Dopo, ognuno, quando vuoi mettersi, allora, adesso andremo a fare il plank tap, così. Quando ognuno vi mettete a farlo, provate dei tre. Quando il primo, il plank in hold normale, vi riesce bene, prendete i secondi, ma riprovate quello più avanzato. Pronti? Il plank tap. Questo. Allora, plank con le braccia distese, andate su e portate la mano alla spalla. Ok? Perfetto. Perfetto. Benissimo. Benissimo. Ok. Bravissimo. Bravissimi, così, così, questo, andiamo alla grande, bravissimi, 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 perfetto. Allora, quando noi andiamo a fare anche i plank, andiamo a esercitare proprio la forza di rimanere immobili. Allora, in isometrica è sempre una bella situazione. Benissimo, 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 ok, ok. Adesso per il secondo round andiamo sempre in questa posizione, ok? E cerchiamo di portare su, andare a toccare con la mano opposta. Bravi, bravi, così, così, così. Benissimo, benissimo. Andiamo, 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 andiamo. Prendete il vostro ritmo. Quando voi vi portate la mano su, il peso logicamente è tutto sul braccio. Benissimo, benissimo. Bravi, bravi. Adesso andiamo a fare il plank dove andremo alla ricerca del core stability, cioè porteremo un braccio in avanti e spingiamo indietro con la gamba, ok? E viceversa. È più facile farvelo vedere praticamente. Ok, ok. Allora, andiamo questo. Ok, uno. Uno. Poi andremo a fare il plank dove incroceremo e andremo a toccare bene con la mano la suola. Ok? Dunque, benissimo, questo arrivate su, contate uno e via. Questo core stability, dovete proprio, ok, pensarlo, bravissimi, 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 ok, ok, bene, 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 bene. Adesso andiamo ad incrociare, dunque ci portiamo come adesso, solo che divarichiamo le gambe, braccia un po' più aperte delle spalle, mano destra toccherà la suola a sinistra, mano sinistra suola a destra. Dunque andremo a incrociare e avere core stability. Ok? Perfetto. Andiamo su, le gambe sono aperte e andiamo a fare questo. Ok? Questo, questo. Allora va bene toccare la punta, va bene toccare la suola, va bene toccare il tallone. Ok? L'importante è che per questa frazione di secondo rimaniate in equilibrio. Questo è core stability. Bravi, bravi, benissimo, 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 così, 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 così. Perfetto, cerchiamo sempre di andare
la stabilità. Ok, adesso plank laterale. Ok, dunque per il plank laterale la cosa basilare è trovare la stabilità, perché sarà la spalla e questa parte del corpo dove andremo con la mano a tenerci in equilibrio. Da qui spingiamo all'interno, su, così, su, ok, portiamo la mano e dobbiamo rimanere in questa posizione isometrica, ok? Respiriamo, respiriamo, se volete portate su il braccio per darvi più equilibrio. Bravi, non molliamo, se vedete che andate giù, su, sempre glutei contratti, bravissimi, bravissimi, così, così, bravi, perfetto, bravi, giù, ok, e qui ci siamo. Adesso ci giriamo e procediamo con l'altra parte, bene. Allora, qui andremo sempre ad avere l'appoggio, solo che all'altra parte, di tutto l'avambraccio, mano ben aperta, ok? Ci sarà di supporto. Con questa centrale vi aiutate, potete anche non farlo, però è sempre qualcosa che stimola. Ok, perfetto, vedete? Vado su, anzi estremizzo anche, in modo che durante questa fase di isometria, dove io sto fermo e i muscoli sono stati arruolati, anzi vado anche su con la mano, meglio ancora, non è indispensabile, però vi dà quel senso di equilibrio in più, ok? Andiamo così, se vedete che andate giù, op. Ok, spingiamo e facciamo lavorare, bravi, andiamo giù e vi accompagnate, perfetto. Questo dunque è l'esercizio che si fa con l'esperienza, più ne fate, più vedete. Vado sempre, vengo a salutarvi. Ciao ragazzi, grandissimi amici di Instagram. Grande Nando, grande Elisa, hola. Ti ho vista oggi, passi dalla bici, adesso fai gli esercizi, bravissima, bravissima, bravissima. Adesso, crunch alternato. Allora, vi ricordate, o bike, questo. Andiamo, spingiamo in avanti, ok? Così, bravissimi, bravissimi, spingiamo in avanti. Andiamo in torsione, questo è l'importante, e spingiamo in avanti il piede, andiamo in torsione, così, così, bravissimi, bravissimi, perfetto, andiamo in torsione, spingiamo in avanti, ok, ok, ne facciamo due round, ok, perfetto, prendete il vostro ritmo, è importante, non è una gara, perché quando voi prendete il vostro ritmo è lì che l'esercizio. La cosa più importante è fare l'esercizio in modo corretto. Quando noi facciamo l'esercizio in modo corretto possiamo farlo tutti i giorni. E questo, evitiamo gli infortuni, evitiamo tutto. Va fatto nel modo corretto. Ok, pronti per il secondo round. Ecco, quando siamo così, la spalla deve aiutare il gomito. Ok, dunque facciamo questo. La spalla aiuta il gomito. Questo, spingiamo in avanti. Ok, questo, spingiamo in avanti, ok, perfetto, bravi, questo, questo, spingiamo in avanti e andiamo a fare questo movimento. Quando spingiamo in avanti il piede, questo aiuta tutto il corpo, ok, bravissimi, bravissimi, bene, ok, bravi. Allora, adesso cominceremo il crunch con le gambe piegate, cioè cominceremo una serie di addominali in questa posizione. Dunque pieghiamo le gambe, toccano la terra, braccia ben distese, noi ci alziamo, andiamo su, cerchiamo di portare i polsi alle ginocchia e già crunch, ok? Ma il nostro obiettivo è chiudere, ok? Così, e andiamo, ok? Questo è l'obiettivo. E controlliamo la discesa. Quando io sono qua, comunque è già crunch. Anche quando faccio questo, questo è già crunch, ragazzi. Non preoccupatevi. Ragazzi, voi, se volete, questo è l'obiettivo e controlliamo la discesa. Obiettivo e controlliamo la discesa. Con le braccia distese, una volta svalicato, vedete? Ecco, questo è l'esercizio. Ok, benissimo. Perfetto. Su. Benissimo, e controllate il rientro.
Allora, quando siete qui, giù, relax, relax, recuperiamo 30 secondi. Bravi, 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 bravi. Questo è importante, recuperiamo. Andiamo a recuperare, bravissimi, bravissimi, recuperiamo. Quando siamo pronti, ci riportiamo con le gambe così, piedi sono giù, braccia ben distese e su, ok? Su. Cercate di fare questo. Se riuscite a chiudere, controllate il rientro, ok? Lavorerà il doppio, ok? Perché controllate non solo quando venite su, ma anche quando tornate giù. Questo, tornare giù lentamente, è sempre, ok, un buon gesto. Controllare la discesa in negativa anche quando facciamo il crunch, ok? Perfetto, benissimo. Bravi, 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 bravi. Ok, adesso chiudiamo il primo ciclo. Abbiamo diviso la routine in due cicli. Chiudiamo il primo ciclo con head touch. Ok, esercizio, grande esercizio, sempre per il core, sempre per tutto il retto addominale, dove andiamo a lavorare bene. Allora, non tenete i talloni troppo vicini ai glutei, mi raccomando. Bene, perfetto. Eccoci qua. Questo è l'esercizio. Bravissimi, bravissimi. Ok, ok, perfetto, perfetto. Bene, bene, benissimo, benissimo. Ok, perfetto, così. Andiamo, andiamo, portate, toccate i talloni, regolari, respirate durante l'esercizio. Head touch. Perfetto. Allora, ci siamo guadagnati, Randy, ciao Rando, ci siamo guadagnati un minuto di recupero. Allora, qui ne approfittiamo perché l'intensità sta salendo, ne approfittiamo per idratarci. Bravissimi, bravissimo. Allora, vuoi approfittare, state idratatevi, ci rimettiamo giù distesi, lasciamo... E recuperiamo anche questo minuto, e serve per dirvi che anche questo video andrò a caricarlo sul canale YouTube Alessio Breda Iron Alessio. Andate sul canale, scrivete Iron Alessio e verrà fuori il canale YouTube, cliccate e iscrivetevi, cliccate sulla campanella e sarete sempre aggiornati e vedrete anche altri video che ho fatto, e ci saranno delle novità che andrò a mettere prossimamente. Benissimo. Adesso crunch con le gambe alzate, come prima, solo che invece di tenerle giù le teniamo alzate, braccia distese, e andiamo a fare questo. Allora, vale come per il crunch con le gambe abbassate, questo è crunch, ok? Quando fate così, alzate, i polsi arrivano alle ginocchia ed è già crunch, andate a lavorare. L'obiettivo è chiudere e controllare il rientro, chiudere e controllare il rientro, chiudere e controllare il rientro, ok? Perfetto, benissimo, così, e controllare rientro, così, e controlliamo rientro, perfetto. Ok, ne faremo anche qui due round, bravissimi. Allora dovreste vedermi bene qui, ok, ci ho spostato, perfetto. Allora, anche qui è importante quando andate a chiudere, è molto importante chiudersi così e controllare anche il rientro a terra così, ok, è molto importante. Benissimo, pronti, braccia ben distese, gambe alzate, andiamo su, così, hop, su e andiamo, su e andiamo, su e andiamo, bravi, così, controllate il rientro, su. Questo è il miglior crunch che potete fare perché è completamente scarico di schiena. Se volete fare più intensive su i crunch, ne fate da 4 a 6. Round, ok, per routine, benissimo. Questo vi ricordo sempre che potete contattarmi su tutti, avete tutti i riferimenti, sia sul canale YouTube, su Facebook, eccetera, potete trovarmi per avere la vostra routine personalizzata a seconda del vostro obiettivo. Benissimo, pronti per la butterfly. Allora, in questo esercizio, grande esercizio anche questo, dove partirò gambe piegate, braccia aperte, non superate l'altezza delle spalle, e andiamo a fare questo, ok?
logicamente per andare a toccare i talloni devo alzare le spalle, ok? Dunque io andrò a fare questo esercizio, poi lo farò anche front camera così riuscite a vederlo bene. Ok, perfetto, benissimo, benissimo, bravi. Ok, questo è l'esercizio, regolari, respirate, bravissimi, bravissimi. Perfetto, bravi. Adesso metto qui così potete tranquillamente vederlo front camera, bravi. Allora, anche qui l'esercizio va ad arruolare molti muscoli. Dunque l'esercizio, più muscoli si va ad arruolare, teoricamente si dovrebbe fare meno fatica. Non è sempre così, andiamo a stimolare molte, molte parti. Ok, anatomiche, benissimo, perfetto, così. Spingiamo in avanti, su, spingiamo in avanti, bravissimi, bravissimi, così, così. Benissimo, cioè prendete un vostro ritmo, cioè non c'è... non si dice nulla, voi cominciate sulle spalle bene, ok? Dunque dovete cominciare con il vostro ritmo che possa portarvi a finire l'esercizio, ok? Perfetto, mi alzo sempre per salutare quando vedo anche molti amici su Instagram, grandissimi, bravi. Ciao Francesca, ciao Franci, brava, brava. Adesso, dopo aver fatto l'esercizio come la butterfly, abbiamo alzato il tiro dell'intensità, adesso andremo con il Russian Twist. Russian Twist, che cercheremo, grande esercizio di core stability sulle gambe, poi lo farò anche in sezione. Cerchiamo la stabilità, una volta trovata la stabilità, andiamo mano destra a toccare il pavimento a destra, mano sinistra, pavimento a sinistra. Allora, andrò sempre tenendo le gambe alzate e in equilibrio, cioè core stability, andrò a tenere la testa dritta e vado a girare le spalle. Ecco, questo esercizio andiamo a fare sempre e a stimolare gli addominali, ok? Ma tenendo le gambe alzate, dunque facciamo anche con la schiena scarica un ottimo esercizio appunto di core stability. Adesso, vedete, come ho detto dall'inizio, quando abbiamo cominciato, è un esercizio che, esercizi che possono fare tutti e in uno spazio limitato, ok? Dunque ci siamo pronti, ci hanno tra virgolette un po' liberato, però dai, andiamo, riusciremo di nuovo a fare tante cose assieme. Pronti, su, sulle gambe, cerco prima la stabilità, quando sono così cerco la stabilità, poi vado giù, mano destra tocco il pavimento a destra, mano sinistra pavimento a sinistra, dunque vado in rotazione con il busto. Poi l'obiettivo qual è? Portare un po' in avanti le gambe, dietro le spalle e andare a toccare con la mano sinistra, poi metto a destra, mano destra, poi metto a sinistra. Ok? Dunque questo è l'obiettivo del Russian Twist, che io lo divido sempre in due round in modo da farvi vedere qual è l'obiettivo. Perfetto. Quando riuscirete a dominare questo esercizio in tutte e due round, vuol dire che ci siamo. Cominciamo a alzare di molto l'asticella. Adesso andiamo con i climb. Climb sono tre round. Dunque andremo a portare le mani in avanti e nel primo le ginocchia staranno all'interno delle braccia, fin dove abbiamo l'elasticità di portarle, ok? Dunque l'esercizio sarà questo, ok? Questo. Benissimo. Benissimo. Questo è esercizio, andiamo, vedete, io non vado veloce, non mi interessa alzare il cardio, ma cerco l'elasticità delle gambe, così di portarle più avanti possibile, ok? Perfetto, questo, benissimo. Allora, questo esercizio si alza comunque il cardio, andiamo a trovare l'elasticità delle gambe, della parte del bacino e soprattutto cominciamo a far sentire il nostro peso alle braccia, ok? Nel secondo round mettiamo sempre la posizione di un plank con le braccia distese, andremo in torsione col bacino e andremo a portare le gambe verso l'esterno, le ginocchia verso l'esterno,
Dunque l'esercizio è questo, ok? Torsione del bacino e il ginocchio che punta all'esterno delle braccia, ok? Alterniamo destra e sinistra, così. Perfetto, benissimo, benissimo. Ok, perfetto, bravi, bravi, benissimo. Ok, torsione e spingiamo in avanti. Torsione e spingiamo in avanti. Ok, perfetto così. Ok, bravi, bravi. Sentito tutto. Nel terzo round andiamo a fare il contrario, sempre posizione di plank con le braccia distese, come vi ho fatto vedere il secondo plank nella serie, nei tre round. Andiamo questa volta ad incrociare, cioè ginocchio destro cercherà il gomito sinistro e viceversa, ok? Questo, andremo a fare questo, ok? Andremo in torsione, ok? E il ginocchio destro punterà il gomito sinistro, il ginocchio sinistro punterà al gomito destro, sempre spingendo in avanti, così. Bravissimi, bravissimi, perfetto. Ok, questo, bravi, questo è l'esercizio. Bravissimi, bravi, perfetto. Ok, sempre cerco l'elasticità delle braccia. Ok, ok, bene. Allora, adesso andremo a fare il crab side to side, cioè faremo un plank con le braccia distese e sposteremo, cominceremo da destra verso sinistra, stessa gamba, stesso braccio al centro. Braccio e gamba sinistra sposteremo a destra e seguiremo proprio come un granchio, così, che all'inizio vi sembrerà un gioco come fanno i bambini. Vado al centro, poi stessa gamba, stesso braccio a sinistra, poi torno al centro, poi vado a destra, ok? Ecco, questo è un grande esercizio di core stability. Ogni esercizio che andiamo a fare ha un suo scopo principale, e il principale in questo caso è sempre essere propedeutico al successivo, ok? Ok, così, bravissimi. Perfetto. Allora, nel prossimo round, sempre un plank dinamico, cioè ci metteremo nella posizione di plank, non così, questo è il pollino, ok? Ci metteremo nella posizione di plank, ma non così o così, ma ci metteremo in questa posizione. Una volta che siamo in questa posizione, alzeremo, andremo in torsione, seguiremo proprio con il busto e con la testa il braccio che sale, posizione di plank, vado su, guardo il braccio e riporto nella posizione di partenza. Vado su, posizione di partenza, vado su e porto. Cercate all'inizio piano piano, non mi interessa se ne fate due, non ha importanza. L'importante è farlo nel modo corretto, come tutti gli altri esercizi, non è una gara, ok? Ma andiamo a posizionarci. Perfetto, ok? Così, così, bravissimi, bravissimi. Ora faremo tre round di piegamenti sulle braccia. Allora, come sempre, i piegamenti sulle braccia non facciamoli larghi, con i gomiti larghi, ma partiamo da questa posizione, allarghiamo in circa 30 gradi e cerchiamo di fare questo. Non sono flessioni, ma piegamenti sulle braccia. È il braccio che si piega, ok? Nella articolazione. Pronti? Io ne farò 15. Andiamo. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Perfetto, benissimo. Allora, se finisco un po' prima, ho un po' di recupero. Io sto cercando non di aumentarle, perché il mio obiettivo era di fare 15, 15 e 15, ma di farle con più escursione possibile, cioè di toccare quasi il petto a terra. Però sentite dal fiatone, insomma, ci devo lavorare ancora, ok? Dunque andiamo, andiamo, benissimo. Pronti per il secondo round? Sempre potete cominciare da 3, da 5, nessun problema.
però fatele nel modo corretto, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Perfetto, benissimo, benissimo, ok, anche qui cerco di farle nel miglior modo possibile. Dunque, braccia abbastanza lungo il corpo, mai troppo larghe, e comunque cerco di fare più escursioni possibile. Se ne fate 3, 3 e 3, domani ne farete 4, 3, 3. Se siete che sentite che è ancora valido, 4, 3, 3. Poi potete fare 4, 4, 3 e via. E si va a aumentare di 1. Bravissimi. Pronti? E andiamo. Ok. Giù. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, e 15. Perfetto, benissimo, 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 benissimo. Ciao, sentite tutte, shakeriamo le braccia e siamo pronti. Ok, ok. Adesso siamo pronti per la spinta isometrica, ok? Shakeriamo le braccia, shakeriamo così le braccia, ok? Che logicamente andremo a usare. Adesso la spinta isometrica è un grandissimo esercizio, anche posturale, perché dovete stare belli aperti, braccia lungo, ok? Il tronco, spingiamo le spalle verso giù, ok? Tiriamo le gambe verso di noi, in modo da cercare veramente i 90 gradi, sono le spalle che spingono verso giù, petto in fuori e spalle verso giù, le spalle spingono giù, le mani hanno bene le dita aperte in modo che ci manteniamo, ok, bene in equilibrio, bravissime, bravissime, su, 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 perfetto, shakeriamo le braccia, adesso lo faccio front camera così, ok, ok. Vediamo quando mi scrive grande Stefano, grande, hola a te, benissimo. Allora adesso siamo pronti, così parto a ginocchio, porto giù le spalle, vedete la testa sembra quasi incassata dentro le spalle, però quando vado giù con le spalle è la testa che esce, vedete questo, e dunque mi alzo da terra, tiro verso di me le gambe in modo da andare circa 90 gradi, ok, perfetto, tra le gambe e il busto, spingo giù, se vedo che sto andando giù, spingo giù le spalle, le mani mi servono per la stabilità, vedete, per non perdere queste vie, spingo giù le spalle, petto e fuori, ok, perfetto, questa è la posizione corretta, ok, per fare la spinta isometrica, per avere una bella postura, per far sì che il trapezio delle spalle lavorano bene, per attivare il gran dentato, il gran dorsale, ok? Benissimo. Adesso shakeriamo le braccia, ok? Così, shakeriamo e portiamo indietro circa 45 gradi. Facciamo perno sui talloni, ok? Su, così, così. Vedete? Perno sui talloni e spingiamo verso l'alto, glutei contratti e spingiamo su. Questo, vedete, eccolo qua, eccolo qua. Questo è il posizionamento corretto quando avete i glutei contratti, siete belli dritti, controllate, ok, di rimanere in questa posizione, ok. Se andate giù, basta che contraiate i glutei. Perfetto. Shakeriamo un po' le braccia. Teniamo bella schiena più dritta possibile, perché poi ci dovrà, i glutei contratti ci spingerà verso su, dobbiamo tenere la schiena eretta. Adesso le braccia sono indietro, shakeratele, perché logicamente portano tutto il peso al corpo. Spalle anche qui bene aperte, ok? Bravi, bravi, bravi. Braccia
circa 15 gradi, perno sui talloni, ok? Su, andiamo su, perno sui talloni, bravi, ok, ok. Controllate se siete dritti, controllate se siete in linea, così, bravi, testa indietro, glutei contratti, spingete verso l'alto, bravissimi, bravissimi, così, così. Non mollate, respirate, non andate in apnea, vi controllate, su, bravissimi, perfetto, giù, shakerate le braccia. E adesso andiamo a concludere la nostra routine con hand touch, ok? Dunque, da questa posizione pieghiamo le gambe, non portatele troppo vicine ai glutei, ok? In modo da avere questa posizione corretta, ok? Che quando alziamo le spalle, per andare a toccare i talloni, dobbiamo alzare le spalle per forza, ok? E dunque andiamo a fare questo. Questo esercizio farà, oltre che lavorare retto addominale, anche la parte bassa dorsale, dunque la parte lombare, cioè il quadrato lombare che viene attivato da questo movimento. Bravissimi, su, su con le spalle, ecco. Allora troverete questa sera, domani mattina, caricato sul canale YouTube Alessio Breda Iron Alessio, il video della nostra diretta. Andate sul canale, iscrivetevi, condividetelo, se vi è piaciuto anche il video condividetelo, e così abbiamo la possibilità che più siamo, più ci divertiamo. Bene, adesso saluto anche gli amici su Instagram, ciao ragazzi. Allora, adesso andremo a cominciare, dopo che ci siamo e vi siete reidratati, fa caldo, ok, dunque, in questa routine faremo lavorare adesso i glutei, poi abduttori e adduttori, ok? Partiamo col primo esercizio per i glutei. Allora, il primo esercizio sono gli affondi. Gli affondi non li facciamo in avanti perché non riusciremo a controllare perfettamente quanto andiamo a caricare, ma andremo indietro. Dunque, l'esercizio sarà questo. Vedete, 90 gradi, 90 gradi, 90 gradi. Il ginocchio logicamente non toccherà a terra. Spingiamo sul tallone, torniamo su con la gamba di rientro, alziamo il ginocchio, ok? Questo è uno, ne facciamo due round da 5 e cominciamo a far lavorare i glutei. Pronti? Andiamo. Giù e 1, giù e 2, giù e 3, giù e 4, giù e 5. Perfetto. Adesso io per front camera, dunque mi giro, ma voi tranquillamente basta che cambiate gamba. Pronti? Andiamo. Dietro e 1, dietro e 2, dietro e 3, dietro e 4, dietro e 5. Perfetto, benissimo. Allora, questi sono gli affondi. Per chi è già più confident, c'è un altro tipo di affondo che è questo. Mettete sopra la seduta di una sedia o del divano, vi tenete al tavolo, mettete il metatarso sopra e andate giù, fate questo, vedete? Questo è anche l'altro, logicamente, se no siete asimmetrici. Praticamente, vedete, c'è molta più escursione. Questo è l'affondo bulgaro, ok? Perfetto. Un esercizio, due varianti. Adesso, da questa posizione, andiamo a fare le accovacciate, ok? Dunque, i piedi sulla larghezza delle spalle, i palmi delle mani, andiamo a toccare giù. Giù. Ne facciamo 5, 3, 4 e 5. Ok, ognuna di queste round sono round da 5. Ok, ogni routine ha 5 round. Potete moltiplicarli perché adesso prendo tempo, perché andando in accovacciata e tornando su con il caldo potete avere un piccolo svarione. Dunque lasciate passare qualche secondo e ricominciate. Benissimo, questo era il secondo esercizio. Il terzo esercizio per i glutei è questo, che io uso anche al mattino, che mi è più comodo perché sono disteso a letto, mi porto giù sul tappeto, braccia lungo il corpo, le gambe sono piegate così, piedi circa 45 gradi, glutei contratti, spingo verso l'alto, butto fuori l'aria, conto 1. Facciamo due serie da 5. Pronti? 1, 2, 3,
4, 5, perfetto. Nel secondo round apro le gambe da 3 a 5 cm in più, do più angolo. Qui dunque le gambe lavoreranno in modo diverso, sempre però glutei contratti, andiamo su, buttiamo fuori l'aria e torniamo giù. Pronti? Anche qui 5. 1, 2, sentite come lavora diversamente? 3, 4, 5, perfetto, benissimo. E abbiamo concluso la nostra anche piccola routine con 3 esercizi, il primo aveva 2 varianti per i glutei. Adesso andremo a fare altri 2 esercizi, che uno coinvolgerà gli abduttori, questo. Allora, questo sapete che non serve a nulla, su a 30 gradi e spingiamo dai 30 gradi in su, questo, ok? E di questo esercizio ne facciamo 50, siamo a 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, gamba dritta e piede a martello, ok? Così, 26, 27, 28, 29, 30, su, 5, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50, perfetto. Dalla massima estensione torno giù e comincio a far lavorare l'altra gamba. Questa volta a lavorare sarà l'adduttore che è il muscolo interno tra quadricipite e bicipite femorale, ok? Perfetto così. Vedete come lavora? Questa escursione va benissimo, 32, 3, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, dobbiamo farne 80, su, 46, 47, 48, 9, 50, benissimo. Vedete? Qui gamba dritta e piede a martello, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, su, 73, 74, 76, 77, 78, 79 e 80, perfetto, benissimo. Adesso ci giriamo, allora io mi giro per rimanere front camera, voi basta che anche se siete da un lato vi girate dall'altro, o se volete rimanere che lo fate avanti allo specchio per controllare la postura, che è molto importante. Allora, questo non serve a nulla, ok? Per far lavorare l'abduttore, cioè il muscolo esterno. Devi andare su a 30 gradi e cominciare. Dai 30 gradi spingere in su, così. Questo così lavora l'abduttore. L'abduttore è l'altro muscolo che tiene sempre belle toniche le nostre gambe. 6, 27, 28, 29, 30, per farne 50. Su, 34, 35, 6, 37, 38, 39, 40, gamba dritta e piede a martello, così, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50. Quando sono alla massima estensione, vengo giù, il piede cade dietro al ginocchio e comincio a far lavorare l'adduttore. Ok, questo muscolo, come prima, solo la gamba opposta, tra quadricipite e bicipite femorale. Benissimo, 24, 25, 26, 7, 28, 29, 30. Vedete, questa escursione va benissimo. 36, 37, 39, 40. Dobbiamo farne 80, Su, dai. Su, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 6, 57, 58, 59, 60. Benissimo, su, gamba dritta e piede a martello, ok, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, su, 75, 76, 77, 78, 79 e 80, perfetto, benissimo, e abbiamo concluso anche la nostra routine per glutei, abduttori e adduttori. Adesso, ultimo ma non meno importante, è l'esercizio di stretching. Ne faremo uno, ma questo esercizio fatto nel modo corretto, fatto come ve lo spiegherò io adesso, ne faremo 3 round, partiremo dai 10 secondi, 15 secondi e l'ultimo sarà da 20. Questo sarà il vostro obiettivo, mantenere questo esercizio per 20 secondi, ok? Durante i 3 round. Cominceremo con i 10 secondi, poi man mano che diventate confident, vedrete, vi verrà più naturale. Allora, comincio nel farvelo vedere da questa posizione, così. Allora, qui
belli dritti, i piedi sono a larghezza delle spalle giù, sono a 45 gradi come direzione, porto le braccia in avanti, vado giù e vado a sedermi sui polpacci, ok? Allora, se le prime volte non riesco a mantenere questa posizione, metterò su uno scalino o metterò un manico di scopa sotto i piedi per tenermi alzato, ok? Dunque, quando sono in questa posizione, abbasso la testa, porto su le braccia più dritte possibile, ok? Con la schiena. 1006, 1007, 1008, 1009 e 10. Torno giù con le braccia, alzo la testa, metto le mani sulle ginocchia, spingo e torno in posizione eretta, ok? Bene. Dopo aver fatto questo, adesso sento che ho un piccolo giramento, perché andiamo ad aumentare il flusso pressorio del sangue, perché abbiamo fatto molti piegamenti, ma abbiamo stretchato 90% del nostro fisico, dei nostri muscoli. Dunque lasciamo passare, vedete, una decina di secondi e siamo pronti per il secondo round di 3. Allora, come abbiamo detto, i piedi e larghezza delle spalle. La direzione dei piedi, delle punte, è 45 gradi. Porto le braccia in avanti, scendo e vado a sedermi sui polpacci. Quando mi sono seduto, porto la testa in mezzo alle braccia, alzo le braccia dritte sulla schiena, ok? Così. 1008, 1009, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Torno giù con le braccia, alzo la testa, metto le mani sulle ginocchia, spingo e torno in posizione eretta. Stesso discorso di prima, il sangue ricomincia ad affluire. Dunque, una volta che ho stretchiato i muscoli, che durante tutto l'allenamento si sono ingrossati, si sono accorciati, così li ho cominciato a stirarli e li preparo se devo allenarmi domani, dopodomani, a seconda di quello che sarà il mio obiettivo e la mia routine. Perfetto, due round li abbiamo fatti. Terzo round, e dovrà essere un crescente, però potete fare, non so, 8 secondi, 10 secondi, 12 secondi, finché vi verrà più regolare, ok? L'obiettivo sarà i 20. Allora, piedi a larghezza delle spalle, ok? Le punte 45 gradi, braccia in avanti, vado giù con le braccia dritte, la schiena più dritta possibile, mi siedo sui polpacci, testa in mezzo alle braccia, alzo le braccia dritte con la schiena, ok? Questa è la posizione di partenza. 1008, 1009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Torno giù con le braccia, alzo la testa, mani sulle ginocchia, spingo e torno su. Sento il sangue che ricomincia a girare nel modo corretto, ok? Partirà da giù, ritorno venoso importante, abbiamo stirato bene i muscoli, strecciati nel modo corretto e siamo pronti a concludere la nostra routine. Saluto i nostri amici su Instagram e do appuntamento a venerdì mattina dalle 7 alle 8. Ciao! Ok, perfetto. Ragazzi, sono qui. Ciao a tutti. Allora, bravissimi, abbiamo fatto un grande allenamento anche oggi, ci siamo allenati assieme, abbiamo fatto la nostra routine zero stress del mercoledì sera, siete stati bravi perché avete pensato e l'avete fatto, niente viene a caso. Chi non è potuto essere con noi troverà questo video caricato sul canale YouTube Alessio Breda, Iron Alessio, trovate lì tutti i video caricati, potete andare a vederveli e anche altri video. Cliccate sulla campanella e sarete aggiornati, iscrivetevi al canale, condividetelo, più siamo, più ci divertiamo e rimaniamo in forma. Allora, vi auguro una buona serata, buona alla prossima, ciao Nando! Allora, vi do appuntamento a venerdì mattina alle 7, dove ci alleniamo sempre in diretta e tutti assieme. Ciao a tutti, ciao!